Sono così contento! Ciao ragazzi, sono Virtual e questo è il mio primo Virtualog. Che cos'è un Virtualog? È un videoblog con un nome strano. Oltretutto è anche un video in cui non c'è nessun copione, nessuna organizzazione e faccio tutto molto alla cazzo, quindi se mi vedete impacciato è per quello. In più, essendo appunto un video non organizzato, ci vedrete un sacco di tagli fatti un po' alla cazzo. Quindi sto facendo questo video un po' per parlarvi dei miei prossimi progetti, un po' per altri motivi che vi dirò dopo. Ormai penso che sapete il tipo di video che faccio, il mio stile. L'unica pecca nel mio modus operandi è che, essendo comunque dei video abbastanza complessi da gestire tra copione, riprese, registrazione, effetti, tra questo, un po' tra il mio lavoro e la mia vita sociale che devo gestire con tutto l'ambaradam, purtroppo non riesco a fare più di un video al mese, quindi continuerò comunque su questa linea, visto che mi piace, mi diverte, però vorrò fare questi piccoli virtualog, anche un po' per farmi conoscere al di fuori dei video, un po' magari per discutere delle ultime notizie e magari fare anche dei piccoli video minori, magari non così spettacolari come i video principali, che però potranno rendere il canale un pochino più attivo tra un video e l'altro. Quindi magari coprirò giochi su cui non potrei fare un video completo, dei piccoli giochi indipendenti, dei piccoli fangame, visto che i fangame devo dire che molte volte riescono a sorprendermi per qualità e volontà messa dagli sviluppatori. Ho tante idee in testa, quindi spero insomma di potervi divertire. Tra l'altro volevo condividere con voi un po' di roba che avevo preso ultimamente, perché mi piace condividere la gioia di queste cose con voi. Avete sicuramente notato questo all'inizio, è il New 3DS Ambassador Edition di Nintendo, che poteva essere preso solo da alcuni utenti del Club Nintendo. Diciamo che Nintendo ha scelto completamente a caso degli utenti e ha proposto loro di poter prendere il New 3DS in anteprima. Magari farò un piccolo video proprio su questa cosa qua, visto che devo dire che come sistema mi ha soddisfatto. Poi insomma vi dirò i motivi. Poi ho preso naturalmente la nuova ondata di Amiibo, perché mi piacciono tantissimo. Eccone due, Ike e Bowser. Molto belli come al solito, molto, molto ben dettagliati. Insomma, secondo me valgono il prezzo. Poi vediamo cosa ho qui. Questo qua, va. Ho preso questo. È un gioco di nome Gundam Breaker 2. Purtroppo da qua penso non uscirà mai come la maggior parte dei giochi di Gundam. Ed è un vero peccato, perché a livello di gameplay è Gundam incrociato con i Medabot, quindi potete scambiare i pezzi, fare degli accrocchi di robot come volete voi, ridipingerli. È veramente molto molto bello. In più ho anche preso questi, anzi questo, uno dei nuovi Bionicle che è uscito di recente, visto che sono stato sempre un grande appassionato di loro fin da piccolo. Sono contentissimo che siano ricicciati fuori, perché sono davvero bellissimi. Magari farò un video anche su questi qua un giorno, insomma, anche magari insieme a un mio amico che è davvero davvero informato sulla lore dei Bionicle, che è qualcosa di spettacolare. Potrebbero farci davvero un fantasy intero sopra. E poi, ultima chicca, aspettate che questo è un po' pesante, un Famicom, senza tirare tutto fuori, se no magari ci metto un botto per rimettere dentro. Però cerco di farvelo vedere, eccolo. È giusto un po' ingiallito dal tempo, però ai tempi usavano davvero una plasticaccia per fare queste console, quindi non mi sorprende. Però è tenuto abbastanza bene. E finalmente posso usare i giochi del Famicom che presi in Giappone con mio fratello tempo fa, insomma. Detto questo, voglio fare anche dei ringraziamenti speciali, visto che recentemente sono arrivato a intorno ai 120 iscritti sul mio canale. E voglio ringraziare tutti voi per il supporto che mi avete dato, quindi per i commenti, le condivisioni, le critiche, tutto. Vi adoro ragazzi, senza di voi non sarei riuscito ad arrivare qui, insomma. In più vorrei fare dei ringraziamenti un pochino più specifici. Prima di tutto vorrei ringraziare i miei due amici che mi hanno aiutato a far partire questo progetto. Sono Gianluca Fabbri e Eleonora Isa. Spero di aver detto bene il tuo cognome, Eleonora, perché me lo dimentico sempre, come sai. Gianluca mi ha insegnato un po' di basi del montaggio su Premiere, mentre Eleonora mi ha insegnato le basi di After Effects. Quindi diciamo che se il primo video l'ho fatto in collaborazione con loro, il secondo un po' meno, e dal terzo in poi diciamo che ho iniziato a fare da solo. Lo devo anche insomma ai loro insegnamenti. Quindi ragazzi,
Grazie, vi adoro. In più vorrei ringraziare Matteo Fortini, che è sempre stato molto supportivo di questo progetto fin dall'inizio, quando gliene parlai a quel famoso pranzo al ristorante giapponese. Devo dire che quella parlata mi ha davvero ispirato, Matteo, quindi ti ringrazio. Poi naturalmente voglio ringraziare anche i miei fratelli, che sono sempre stati qui ad aiutarmi, ad essere pazienti, a tenere la telecamera. Anche la mia sorellina, insomma, aiutato, l'avete vista magari spuntare qualche volta in giro, magari anche solo la mano per tendermi qualcosa. In più vorrei ringraziare Dix del canale Candle Gamers, che recentemente ha condiviso il mio canale sulla pagina di Average Italian YouTubers, il che mi ha dato un pochino di visibilità in più, e per questo davvero ti ringrazio tantissimo, Dix, anche per le belle parole, insomma, che mi hai dato. Io penso di aver detto tutto, quindi vi ringrazio ancora una volta e spero di poter continuare a divertirvi, a informarvi e di poter, insomma, condividere la mia passione con tutti voi, perché è davvero una grande, grande gioia e anche un grande divertimento. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video!